Cari Venia, noblesse oblige. Quando si dice un applauso spontaneo, in questo caso è... Dopo 15 volte. Sì, ma è bello questo, ma insomma, intanto, seconda puntata. Ma sei contenta? Sì, un bel feedback della settimana scorsa, insomma, è stato un bel tanta avvio. Tanta roba, tante gare e... Oggi giuro non sono arrabbiato e quindi parlo pulito. Bene. Sei contenta? Qualcuno ti ha tirato le orecchie. Ti devo fare complimenti per la tua capigliatura. Mi piace molto, devo dirti la verità. Sei un bugiardo, Orgesi, no, come non importa. Invece è moderna e giustamente la moda va anche seguita. Fuori onda ha appena detto che fa schifo, ma non è importa. Vero, andiamo avanti. Vero. Sono proprio, guarda, mere conclusioni proprio che non hanno nessun tipo di riscontro. No, stai bene, ti faccio i complimenti. Oggi parliamo di tante cose. Sì. D'altronde il tempo è severo, in studio faremo sempre un po' meno, ma d'altronde l'appassionato vuole vedere anche immagini. E va da sé che Scratch sono immagini e spettacolo. Parliamo sì di tanto di ciclismo, perché ci mancherebbe altro, ma parliamo anche di altre cose, perché noi vogliamo aggregare lo sport e parleremo anche di running. Esatto, trail in questo caso. Trail. La settimana scorsa abbiamo parlato della maratona di Treviso, quest'anno, anzi questa puntata andiamo a presentare il Soldamare Trail che si darà il 2 di aprile. Ecco, a me piace il fatto, non dedichiamo chiaramente tanto tempo, però il tempo necessario per far convincere la gente a praticare dello sport e soprattutto andare a riempire le Civis, come tra poco sentiremo gli artefici di Molvena, e soprattutto, insomma, cercare di trovare le condivisioni giuste per poter partecipare a delle giornate di sport. Io devo fare un applauso a Enrico Franzoni, me lo permetti? Certo. Fateglielo, perché Enrico, tu non te la devi prendere con me, che io dico che sei vecchio, però io sono vecchio, però tu sei ancora un motore ancora eccezionale, diciamo sempre Ilenia, tu sei un monumento del ciclocross. E allora mi piace che tu sia qua stasera per capire che anche nella corsa è importante, quindi la corsa è molto importante nel ciclocross, è vero o non è vero? È verissimo. Quando si va in stagione oppure nell'estate, insomma, si cura parecchio la corsa a piedi. E la corsa a piedi è indispensabile, poi dopo parlerò anche con Ilenia. Hai appena vinto a Chioggia, sei andato a Chioggia perché poi dopo era la festa del papà, per approfittare e andare con la famiglia, allora lì è stata una doppia vittoria. Sì, infatti, innanzitutto ringrazio gli organizzatori perché mi hanno trattato veramente bene e poi è stata una bella giornata anche perché appunto abbiamo festeggiato la festa del papà in toto, insomma. Ecco, Mosè Savignago, tu della Damil, no? Sei contento di avere un personaggio del genere? Perché ragazzi, comunque, è come avere un Sagan, secondo il mio piccolo punto di vista, perché comunque Franzoi è sempre Franzoi. Sì, beh, sono contento di tutta la squadra in generale, di Enrico, come di Michele, come di Nico e di tutti i ragazzi. Chiaro, quest'anno volevamo un po' aumentare il livello della squadra e c'è stata l'occasione di inserire Enrico, come c'è stata l'occasione di inserire Trafarel, che è più giovane, che entra nelle categorie junior, ma comunque è l'insieme della squadra che sono più che soddisfatto, anzi mi stanno dando degli ottimi risultati. Ma che aspettavi tu un successo del genere in pochi anni? Probabilmente avremmo lavorato abbastanza bene se riusciamo ad avere un successo del genere, non dico bene, però almeno ci siamo impegnati per fare il possibile per ottenere questi risultati. È partito il V-Cup, tra poco ne daremo chiaramente documentazione ai nostri amici telespettatori, è partita anche la popolarissima, sono contento, e oggi non è successo niente di grave, quindi va bene, sì, qualche caduta, si sa che è una tappa per velocisti, una classica per velocisti, si sa che questi sono cavalli imbizzarriti, un po' come la figlia di Martinello, Francesca, che è una grandissima atleta e sono contento, vediamo l'immagine. Tantissime. Quindi sono molto contento, veramente complimenti a Silvio Martinello, perché quando si fa sport, il cavallo non importa sia d'acciaio, quello era un cavallo vero, e mi fa piacere questa cosa qua, Hai visto la foto di questa ragazza? Sì. Come bene, complimenti a Silvio, popolarissima. Ti chiedo, adesso che nessuno se la prenda, siamo andati con la nostra telecamera, bellissima gara, però mi piacerebbe che a un giro dal termine ci fosse il Montello. A me piacerebbe vedere pubblico alle queste gare che sono comunque storiche, no? Sia che si parli di ciclismo su strada che di mountain bike. La settimana scorsa abbiamo commentato l'Internazionale d'Italia a Milano, che anche se hanno avuto quell'episodio spiacevole, delle puntine, comunque ha richiamato tantissima gente. Quindi a mio avviso trovare il format giusto può portare il pubblico, quindi non è vero che la gente non si appassiona più al ciclismo, perché la gente c'è, perché alla montagnetta qua abbiamo alcuni che hanno corso, insomma c'era veramente tanta gente.
Quindi cercare di riportare il pubblico anche nelle gare su strada, trovando delle soluzioni un po' moderne. Ormai se non fai un expo o se non fai comunque qualcosa magari per i bambini, le bancarelle, fai fatica a portare, non c'è più, non esiste più. Ormai vado a vedere la corsa perché c'è la corsa, perché ormai gare ce ne sono dappertutto. Non è una polemica, non è una critica, è un consiglio. Perché amiamo la popolarissima, e chi è che non la ama? Tutta Italia. Però sarebbe bello vedere più pubblico. Più movimento, sì. Quindi una gara del genere come la Milano-Sanremo merita forse più attenzione anche nel, diciamo così, nella mise en place, in quello che sono. Ma ormai cosa vuoi, Nicola? Sono poche le gare che vivono da sole, sono le tappe del Giro d'Italia, anche se comunque li costruiscono sempre delle cose vicino, certo, dal punto di vista del marketing. Ma tutte le altre gare per vivere, e la mountain bike in questo momento sta facendo da maestra, quindi forse il ciclismo su strada dovrebbe solo imparare dalla mountain bike. Questo sono d'accordo. Devi creargli qualcosa dietro, e ad esempio il mondo running sta copiando quello che succede in mountain bike, perché fanno sempre gli expo, fanno tutta una serie di eventi attaccati. E vedo che anche i grandi marchi, insomma, ben volentieri accettano di poter presenziare con il gazebo e con le loro preziosità, perché oltre a insomma introitare qualche spicciolo, è importante anche farsi conoscere. Ma noi diamo la linea alla popolarissima, una bella gara e soprattutto internazionale. Me lo concedi? Certo, via la clip. Me lo consente.
face with a smile. There is no need to cry, for trifles more than this. You still recall my name, and the month it all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Thrills of flesh and skin will tease me through the night. I hate to leave you there. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. Touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff is out of my brain. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I call your name, Michael Caine. E dopo le tante interviste del pre-gara, partiamo con la gara delle gare, 102esima edizione della popolarissima, da oggi, internazionale, il via lo ha dato il presidente e il sindaco di Treviso, e quindi è tutto pronto per la kermesse delle kermesse. Si chiamano oramai gare monumento, certo questa lo è a pieno diritto dopo 102 anni di storia, ma è anche, diciamo così, l'alter ego della Milano Sanremo, la prima classica di primavera dedicata ai dilettanti. Ma oggi si sa che il divario, oppure il limite tra il dilettantismo e il professionismo, è proprio, diciamo così, una pura metafora, perché oramai questi sono ragazzi che, insomma, sono molto vicini a fare il salto, e in questa occasione, come in questa occasione, ci stanno veramente facendo brillare gli occhi in questo percorso, che è un percorso cittadino composto da 12 giri per un totale di 174 km e 70 metri. Media altissima già da fin le prime battute, dove stiamo percorrendo le deliziose strade della cintura della periferia di Treviso, a una media di oltre 47 orari, quindi chapeau e tanto di cappello. Certo, tutti quanti i partecipanti devono stare attenti, specie i capi classifica, ma in questo momento i gregari, a non far partire le fughe di giornata, perché è chiaro che è una gara che non dovrebbe riservare nulla di importante, però la sorpresa potrebbe essere sempre dietro l'angolo, quindi il gruppo tiene camomillato ogni tipo di sparata o di trenata, e quindi va da sé che presumibilmente sarà una gara dove potremo gustare una volata quasi o del tutto a ranghi compatti. Vediamo qualche tentativo di caccia da parte di questo o quel corridore, ma lì davanti i gregari delle squadre importanti, vale a dire la Zalf, la Trevigiani, la Colpac, sono lì tutti quanti a tenere abbottonata la gara. 27 sono le squadre tra nazionali ed internazionali. D'altronde questo è, e questo è il target della popolarissima.
199 corridori al via, 199 corridori che stanno disegnando come al massimo si può fare le strade del Trevigiano. Qui a Treviso si sa, il ciclismo è patria e soprattutto è sport popolare, più popolare del calcio stesso, e quindi veramente una contraddizione rispetto a tutte le regioni d'Italia, ma c'è un significato, qui è la patria di Nane Pinarello, abbiamo sentito il figlio commosso, ma lo siamo tutti, perché è stato un autentico, non campione soltanto su strada, ma è stato un campione di vita, un uomo che ha creato un impero e il suo design è veramente esportato in tutto il mondo, quindi complimenti alla famiglia che non dimentica il passato. Questo è uno dei tanti traguardi volanti, sono 12 giri, quindi sono 5 traguardi volanti, escluso l'ultimo che sarà traguardo, dove in pratica disegnerà e inciderà il nome del vincitore di questa 102esima edizione, ma prima edizione internazionale. Momenti di stanca, momenti di però vediamo come ne approfittano. Ne approfittano subito i corridori che vogliono fare gara dura, e qui abbiamo visto proprio con il dorsale, mi pare del team polacco, Vasili Malwiński, e andiamo a vedere la prima fuga importante di giornata con Cristofoletti Mattia del General Store Bottoli, e si stacca dal gruppetto anche Meris Mario della Gallina Colosio Euro Speed, e si aggrega il terzetto con Vasili Malwiński, e questi sono i tre che si stanno contendendo la fuga di giornata. Hanno già preso un bel margine di vantaggio, sono intorno al minuto, minuto e mezzo in questo momento, e cercano di fare la fuga di giornata, e pare che vadano anche abbastanza d'accordo. Il gruppo par che faccia fare, e vediamo che non sono tanto preoccupati, copia e incolla un po' dello scorso anno, dove la gara ha visto anche lì una fuga che è arrivata addirittura a 2 minuti e mezzo di vantaggio, ma negli ultimi 2 giri il gruppo è andato a 1000 e li ha raggiunti, e anche lì ci fu la volata finale. Ricordo, mi pare, Riccardo Minali, figlio di Nicola, quindi è tutto in famiglia, anche là si rinnovano quelli che sono i velocisti d'occhi, i velocisti puri di questa gara, dell'unica gara, credo, internazionale a questi livelli, classica di primavera. Il terzetto continua ad andare abbastanza d'accordo, mentre il gruppo adesso è attardato di circa 2 minuti e 15 secondi, lo vediamo, però è in netto recupero, siamo già quasi nelle fasi finali, quindi il gruppo non certo può far finta che nulla possa accadere, perché i chilometri si accorciano notevolmente. Una gara questa chiaramente dedicata ai velocisti, lo abbiamo detto, ma che dire, ai velocisti, ci sono gare per velocisti di tutti i tipi, ma questa è la gara del velocista vero, del velocista che quando qui vince possiamo dichiararlo tra i velocisti forse più appetibili nei professionisti, e li abbiamo visti, tutti quelli che hanno vinto qua hanno fatto il passo e sono arrivati oggi a grandi livelli, uno su tutti, mi perdonerete di ricordare sempre Lia Viviani, che ci ha portato nel gradino più alto proprio alle Olimpiadi, e quindi grazie anche a queste organizzazioni che possiamo esportare il brand. Ma qua siamo già al rientro, all'ultima volata finale, dove abbiamo visto che il terzetto è stato riassorbito dal gruppo, e qui a tutta stanno andando veramente come il vento in poppa, una volata esagerata che se la giudica proprio lui, l'atleta della Zalf Euromobile Desire Fior, Filippo Calderaro, che regola così Damiano Cima, Leonardo Bonifazio, Giovanni Lonardi, Daniele Cazzola, poi Giovanni Guglielmini, Lian Bertazzo, Simone Bevilacqua, Viel Mattia e Brugna Alessio. Adesso l'intervista.
Bene, abbiamo 3 minuti per raccontare anche questa nuova avventura dove siete protagonisti voi, questi trail. Una cosa che fa paura, trailer. Ma va. No, è un trail. Beh, una bella gara, no? Ecco, ha sentito cosa ha detto lei? Anche voi imparate un po' dal mondo della mountain bike per trovare il contorno giusto. Sicuramente l'importante è stare sulla natura e sui sentieri. Lo spirito è quello, insomma, di staccare. E cosa mettete poi dopo a disposizione del curioso che deve venire a vedere? Beh, noi abbiamo un percorso che è bellissimo, cioè troviamo i ciliegi in fiore. È quello, ci stavo arrivando. La primavera, tutte quante le piante fiorite, sì, che è un bel contorno, un bel paesaggio. Nessuno sa che a Molvena, Pianezze, quelle, in Sicilia, o le donne che sono in attesa, che hanno le prime voglie, cosa hanno voglia della ciliegia. E la ciliegia di quelle zone è la ciliegia regina del mondo delle ciliegie, vero? Sì. Sicuramente la ciliegia di Marostica è conosciuta in tutto il mondo. Ah, bene. Manuela, invece, sì. Lei è una running, una... Amo la corsa, sì, da sempre. Ama la corsa e in sempre. Più anche dà una mano all'organizzazione. Sì, sì, sì. Sono... Io so che lei è direttrice di una grande azienda e quindi anche lei, non so, gli avrà in mente le cose da fare per poter attirare più gente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Abbiamo messo, sicuramente dei posti di ristoro, abbiamo fatto un po' di pubblicità a qualche azienda, sia di scarpe, sia di abbigliamento, in maniera tale che comunque le persone siano un po' incuriosite anche da questo mondo, perché ha un abbigliamento tutto suo poi, certo, il trail. E quindi, anche le bacchettine, quelle che fanno così. È quello, è Nordic Walking, facciamo anche quello, sì, a tempo perso. E so che anche quella è un'altra... Sì, assolutamente, è sempre lì su queste nostre colline. E avete anche lì l'Expo? Avete trovato... Sì, assolutamente sì, il Nordic Walking di Vicenza. Ma quanti saranno gli espositori? E saranno 5-6 con delle grosse case, sì sì sì, assolutamente ci sarà di divertirsi. Ecco, diciamo un motivo oltre alla ciliegia per iscriversi a questa gara. Assolutamente il percorso è stratosferico, rimarrete runner, rimarrete tutti basiti quando vedrete queste discese, queste salite, queste difficoltà, cioè anche delle difficoltà abbastanza grosse. Avete un sito? Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché noi siamo il Suezo Team, siamo pochi ragazzi che amano la corsa e dall'anno scorso hanno avuto questa idea del sol da mare nelle nostre colline ed è andata alla grande. Quest'anno ci riproviamo e vi aspettiamo tutti quanti. Quindi pronti per questi 25 chilometri da brivido proprio. Bene, noi la... propagandiamo volentieri, certo. Anche perché nel trofeo d'inverno è, insomma, Ilenia, pedalare credo che ci vada tecnica, domanda a te e domanda a lui, ma correre ci va tanta intelligenza. Ma ci vuole anche tecnica, perché io la settimana scorsa ero a fare un trail a Basovizza, quindi in mezzo al Carso, e ho scollinato al GPM seconda assoluta, ho finito sesta. Ho perso 4 in discesa e vanno come le schegge in discesa a piedi, una cosa in mezzo ai sassi, proprio così. Credo, Enrico, che la corsa abbia veramente una sua collocazione tecnica e tattica. Per il corridore è molto delicata, anche se è un crossista, perché comunque è abbastanza traumatica. Per esempio, per quanto mi riguarda, quando corro a piedi comincio abbastanza graduatamente e praticamente molto, non è facile effettivamente combinare le due, bisogna adattare un po' la muscolatura, però dopo che si è avviati è molto proficuo. Però nel ciclo chi va a piedi in certi percorsi vince pure le gare. Sì sì, no, ma è fondamentale, fondamentale. Cioè, andiamo a vedere col V-Cup, cosa dici? Yes. Questa nuova prima tappa, della V-Cup. 11 ce l'hanno stampate, ma mos'è vergogna, di 11 sono troppe, sono tante. Siete partiti con 7. Nicola, te mi hai chiesto che bisogna lavorare, devo organizzare un po' le gare, così ti chiedo da fare la domenica, sennò magari tanto per capire, ti annoiavi a casa, vero, che ne so. Sì, ho capito, io però... Vuoi stare fuori, all'aperto, vuoi passare la domenica diversa, devo organizzare un po' le gare. E tante bene ragazze, andiamo col V-Cup, dai.
parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Immagini dunque da Sarego, provincia di Vicenza, per questa prima tappa del V-Cup, una medio fondo, tantissimi iscritti, riparte col botto, 250 iscritti. Insomma, una soddisfazione, l'Unione Ciclistica 2000 ha un atleta, che oltretutto è anche un cameraman, cara Ilenia, ma questa è una gara che già ti dà la dimensione di quello che vuol dire le tante iscrizioni. Sì, un buon numero di partenti già da questa prima prova della V-Cup, quasi 250 partenti, considerando appunto che è una gara amatoriale, quindi aperta solo alle categorie master, diciamo un buon numero di partenti. E sarà sicuramente una gara anche combattuta, visto che davanti ci sono atleti che normalmente primeggiano anche nelle gare FCI, e quindi ci aspettiamo sicuramente tanta lotta per questi bikers. Intanto vediamo appunto le varie partenze, ricordiamo che questa prima prova è sotto l'Axi, quindi ci saranno tantissime categorie. Noi per comodità andremo ovviamente a parlare dei primi 5 assoluti e delle prime 5 donne. Intanto on board camera con le nostre immagini di questo percorso un po' vario, con la partenza appunto in asfalto e poi già dentro il bosco sterrato. Una gara di mountain bike, poi dopo ricordiamo che già dal 2 di aprile ci sarà l'XC dei Castelli, quindi anche qua sarà aperta chiaramente anche all'Axi, però questa è della Federazione Ciclistica Italiana. Sì, è una gara importante, fa parte anche della Veneto Cup, quindi ci saranno anche tutte le categorie giovanili, le categorie agonistiche, gli elite e gli under 23. La prima partenza alle ore 9:30, appunto da Montecchio Maggiore, un percorso spettacolare che fa da contorno ai castelli di Giulietta e Romeo, quindi veramente una gara che sarà insomma una delle gare più importanti del calendario veneto di quest'anno. Abbiamo detto che questo V-Cup rispetto allo scorso anno, ma addirittura 2 anni prima, è cresciuto molto, anche perché grazie all'organizzazione. Anche qua bisogna tener conto di cosa vuol dire organizzare man mano degli eventi, credere in quello che fai, soprattutto saperlo anche pubblicizzare. Perché quando si dice che il ciclismo è in crisi tante volte di comunicazione. Chiaramente non tutti sono social, non tutti sono moderni, però questo bisogna pur tenerne conto, Ilenia. Assolutamente, è importante, questo circuito è cresciuto un po' negli anni, adesso 11 tappe in programma, quindi sarà una lunga stagione, e sono anche felice di vedere molte donne al via rispetto allo scorso anno, quindi già avere una decina di donne. Intanto vediamo l'onboard camera con l'affiancamento delle immagini del traguardo, dicevamo un primo percorso buono per questa prima parte di stagione, anche asciutto, quindi oggi sicuramente un percorso molto veloce. E davanti per l'assoluta Marco Veneri, il veronese del team Bussola, è al momento al comando. Dietro di lui sono in 4 che stanno inseguendo: Francesco Raccanello, Giancarlo Ginestri, tra l'altro dell'Olimpia Cicli Andreis, quindi Andrea De Marchi e Luca Scarsetto. Questi sono i primi 5 al momento al comando per quanto riguarda l'assoluta appunto maschile.
Giancarlo Ginestri mi pare sia un ex professionista, ma andiamo a dare un po' quello che è il calendario, Ilenia, della V-Cup. Abbiamo detto che replicherà il 2 di aprile, poi ci sarà il 7 maggio con i Colli Marosticensi, anche questa è una new entry, poi il 14 maggio la Mediofondo di Montebello, 21 maggio Castellaro Bike, che è una classica, il 2 giugno Valle Verde, 11 giugno Durona Bike, primo gran premio Bici Piazza, 2 luglio Crespadoro Bike, anche questa è una oramai tappa consolidata, Cronomonte Civillina il 23 luglio, seguirà il 10 settembre la classica di Cerealto, chiuderà il tutto la mountain bike di Alonte il 24 di settembre, quasi un trofeo Mastercross, un trofeo Triveneto. Assolutamente, tra l'altro cross country, medio fondo, quindi misto, intanto nelle donne abbiamo visto Francesca Ravazzolo, quindi abbiamo visto Eddy Boscoscuro, Miriam Agosti e Francesca Aldigheri, queste sono le prime atlete al comando, anche nelle donne ci saranno due categorie, vale a dire le donne A e le donne B, e appunto nella parte maschile invece sono molte di più le categorie, perché l'AXI praticamente premia a fasce di età. Dicevamo, un circuito quest'anno, quello della V-Cup, che mixa i cross country e la nuova entrata del 2 giugno al Valle Verde nel bike park, la dice tutta, con le medio fondo, quindi le gare sulla lunga distanza, diciamo adatte un po' a tutti, non ci sono discese impegnativissime, tranne la gara del 2 aprile, che essendo una gara FC ha sicuramente delle discese un po' più impegnative, ma diciamo che insomma un circuito per tutti. Ecco, la domanda che mi viene da fare anche da appassionato, c'è un ciclismo importante e meno importante, per me il ciclismo è importante tutto, chiaro che a livello di professionisti si parla di altro, ma questi sono quelli che creano il movimento attorno alla bicicletta, sia come componenti, come vestiario e tante altre cose. Assolutamente sì, diciamo che comunque sono coloro che poi investono anche nelle aziende. Ecco, abbiamo visto appunto gli arrivi al femminile di Boscoscuro, Francesca Aldighieri, Miriam Agosti, Daniela Meneghini per le donne B, donne A Francesca Ravazzolo, l'abbiamo vista più volte al comando della sua categoria, mentre per quanto riguarda l'assoluta vince Marco Veneri Team Bussola su Francesco Raccanello, Giancarlo Ginestri, Andrea De Marchi e Luca Scarsetto. Altri vincitori per quanto riguarda le altre categorie: Mariano Zoccante, quindi Davide Battistello, Renato Cecchetto, Gianmaria Pertile, Antonio Maritan, abbiamo anche Daniel Tasso vincitore e Andreis Fabio. Questi tutti vincitori per quanto riguarda le varie categorie della V-Cup. Via le interviste. Di realizzare questa manifestazione, partendo in primis da tutto il gruppo dell'SD Pro Sarego, che ha lavorato molto per riuscire a realizzare, a mio avviso, una ottima manifestazione. E che dire, c'è da ringraziare parecchie persone, dall'MTB Le Aquile al CB Montebello, alla Liliona Bike. E in modo particolare vorrei ringraziare i miei più stretti collaboratori e Livio Roviaro, che ha disegnato il tracciato rendendolo a mo' di molte persone veramente bello. La gara per me è partita bene, perché dopo la prima tornata sono riuscito a guadagnare un po' di vantaggio dai seguitori e l'ho mantenuto, diciamo, fino all'ultimo giro, dove ho cercato di amministrare per non incappare, insomma, in qualche disguido meccanico. Buju è un nuovo marchio che rappresenta un nuovo modo di fare abbigliamento e di vestire.
Tutti i capi e gli accessori sono realizzati interamente a mano e in Italia, dal disegno al capo finito. Capi casual chic, unici, cool e comodi fashion. Scegli la qualità, vesti Buju. Grazie, 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 grazie. Puntata ricca, puntata ricca. Troppo non c'è niente anche da fare. Vabbè, o d'altronde la gente vuole vedere le immagini, perché sento che c'è proprio bisogno di sport e la gente ha bisogno anche di vedere dei programmi dove ci siano anche tanti contenuti di immagini sportive. La vostra gara quando è che va in onda? Il 2 di aprile, partenza alle ore 9. Portateci piazza delle immagini, Le avremo. Che noi promettiamo di mettere qualche minutino. Va bene. Ecco, quanti iscritti siete adesso? Sui 300, tra i 50. Quindi vogliamo arrivare a 500, una scommessa? Emanuela? Sì, assolutamente sì. Assolutamente. La faremo, 500 iscritti il 2 di aprile. E il 500esimo iscritto avrà due casse di ciliegie, quindi assolutamente iscrivetevi. Allora, abbiamo visto il V-Cup, tra poco manderemo il Gran Premio San Giuseppe, anche questa è una gara internazionale. Allora, prossimi appuntamenti. Questo V-Cup quest'anno ha dato delle sorprese e sta dando dei segnali importanti, Mosè, ed è quello proprio della partecipazione. Anche qua c'erano 250 iscritti, se non sbaglio. Sì, sì, infatti siamo più che soddisfatti. Sei già per meglio dello scorso anno. Sì, decisamente, ci sono circa in percentuale un 30% in più rispetto all'anno scorso. Quindi adesso vediamo, ho visto anche molta più affluenza di gente giovane rispetto all'anno scorso e questo è una cosa positiva. Adesso vediamo a Montecchio l'anno scorso eravamo circa in 350, adesso vedremo in queste due settimane quanti iscritti ci saranno. Noi facciamo gli auguri, Franzoi, tutti quanti si chiedono se farai qualche prova di Coppa del Mondo, anche perché se tenti anche la sorte buona, qualche punteggio non farebbe male. Sì, beh, l'obiettivo è fare proprio qualche prova, insomma, anche qualche prova fuori all'estero. Ecco, adesso il Mastercross che dà punteggio è importante per il panorama italiano. Io avrò qua Marco Villa, pensa a fare 5 prove in pista di prove di Coppe del Mondo, cosa sarebbe? La manna dal cielo. È una cosa molto positiva, trovo. Beh, penso proprio di sì, che sia molto positivo, perché effettivamente fare delle internazionali qui in Italia viene molto più facile fare punti, insomma. Che meno anche trasferte. Meno trasferte, per cui è un vantaggio per noi italiani. Io, guarda, continuo a dire, cara Ilenia, che il Mastercross è un piccolo miracolo e bisogna veramente conservarlo, perché non voglio sentire assolutamente voci, perché è una cosa molto importante, secondo me. Nonostante parlando del fuoristrada. Sì, no, nonostante ciò, come c'è il Mastercross per il ciclocross, come c'era il Giro d'Italia che dovrebbe ritornare tra l'altro quest'anno, e c'è l'Internazionale d'Italia per quanto riguarda il mountain bike, quindi da quel punto di vista lì diciamo che il fuoristrada, insomma, si sta muovendo bene, insomma. E adesso parliamo ancora di strada, c'è la presentazione del Romagnano, il Gran Premio Romagnano, sempre di Christian Boom, e a seguire abbiamo il Gran Premio di San Giuseppe, anche questa è una gara Under 23 Elite internazionale, quindi oggi due internazionali, hoibò, viva insomma. Si apre con una presentazione in grande stile il 2017 del gruppo ciclistico romagnano Mamis Caffè Guerciotti per la categoria Juniores. Tra i tanti ospiti era presente il tenore lirico Andrea Bocelli. Sono qui in doppia veste, intanto in veste di amico di Ennio Buongiorni, che conosco da tempo. Anni fa sono stato anche presidente onorario delle sue squadre, e in secondo luogo sono qui anche in veste di appassionato, perché mi piacciono le biciclette da quando ero bambino. Nel mio piccolo posso dire di aver pedalato tanto, sia in bicicletta e poi anche in senso metaforico. Ennio, buongiorni. La stagione 2017 è stata varata sotto tutti i migliori auspici. Sì, è partita già da un po' con la programmazione che abbiamo fatto già da anno scorso, perché, come ti ripeto, io sono entrato nel Romagnano in un momento particolare nel quale era finita un quinquennio che aveva portato a risultati esaltanti. Adesso, per essere all'altezza di un altro quinquennio, occorre lavorare di più, perché il mondo è cambiato, il ciclismo è cambiato, le squadre sono cambiate, le regole sono cambiate, per cui bisogna darsi da fare e seguire il futuro con ambizione.
Splendido attacco di Samuele Manfredi della romagnano Mamis Caffè Guerciotti nell'apertura stagionale riservata alla categoria juniores in programma alla California in provincia di Livorno. 18 km di fuga solitaria prima di alzare le braccia al cielo, un successo al debutto nella nuova categoria. Alle sue spalle Gabriele Benedetti completa la doppietta per la romagnano Mamis Caffè Guerciotti. Quest'anno cambio di categoria, però cambio di squadra e ha fatto la differenza sin da subito questa cosa. Siamo riusciti a tenere bene chiusa la gara, ad arrivare al momento giusto come volevamo e da lì in poi ho dovuto solo fare l'ultimo sforzo. Alexandra Debuschenko, prima gara dell'anno, tanta tensione ma tanta voglia di far bene, un percorso che è per te. Sì, questa gara per mie caratteristiche, allora parto da qui, vediamo com'è va. Com'è stato questo inverno? Sono stato a casa 3 mesi, allenavo su pista, camminavo, preparavo per stagione tranquilla, per il mio ultimo anno Under 23. Che oggi è una gara importante per te, una gara che si corre nelle tue strade, tanta voglia di far bene. Sì, tanta voglia di far bene, il gruppo c'è e spero che o io o qualcuno della squadra riesca ad arrivare avanti, e in questo traguardo per me è molto importante, quindi ce la metteremo tutta. Ed è Graziano Pallotto assieme al sindaco Leonardo Catena a dare ufficialmente al via. Abbiamo visto anche Lino Secchi, presidente del comitato regionale delle Marche della Federciclismo, dicevamo, a dare ufficialmente il via alla 57esima edizione del Gran Premio San Giuseppe. Una sorta di primavera ciclistica questa manifestazione che ogni anno richiama qui sulle strade delle colline marchigiane i migliori atleti a livello nazionale ed internazionale. Un tracciato impegnativo che misura quasi 170 km che si compone di 3 tracciati ben distinti. Un primo circuito sostanzialmente pianeggiante o leggermente ondulato da ripetere 2 volte, poi un circuito ad 8 che va a comprendere il circuito semplice assieme a poi quello che sarà il circuito finale, e questo circuito deve essere ripetuto per 5 volte, e gli ultimi 2 giri con il circuito finale che presenta le difficoltà maggiori. Non ci sono salite lunghe, non ci sono salite impegnative. Ciò che solitamente, come da tradizione, fa la selezione al Gran Premio San Giuseppe sono i continui saliscendi che caratterizzano queste colline. Ci stiamo avvicinando alla finale, siamo già nei 2 giri conclusivi, quelli più impegnativi, quelli che non permettono davvero un metro di riposo. Siamo in vista proprio del suono della campana. Ecco anche Davide Orrico, l'atleta della San Gemini MGK Pavis, il campione d'Italia Elite senza contratto, è lui che si porta in testa. Sono anche i ragazzi della Colpac adesso che provano ad alzare notevolmente l'andatura. Qui vediamo inquadrato in questo momento ormai 500 metri al passaggio con il dorsale 61 l'ex tricolore della categoria juniores Umberto Orsini, prova a fare la selezione, è seguito da un atleta del team Palazzago, mentre perde qualche metro invece il campione d'Italia Davide Orrico. Vediamo che adesso Orsini sta facendo un ritmo davvero forsennato, questo ragazzo che ha vinto un titolo italiano nella categoria juniores e adesso milita nel team Colpac. Ma attenzione ancora agli scatti che stanno avvenendo in testa alla corsa, sono i ragazzi del
Team Opla Petroli Firenze adesso che alzano notevolmente l'andatura, davvero bello questo scatto. Andiamo a vedere chi è il corridore che sta provando a fare decisamente la selezione in questa fase. È il dorsale numero 117, vale a dire Massimo Rosa, ma anche per lui niente da fare. Adesso si torna nuovamente con il gruppo compatto e nuovamente si torna a scattare con Filippo Rocchetti, che è uno degli atleti di casa quest'oggi, insieme a lui due uomini del team Colpack, e si viaggia davvero a velocità sostenutissime. Siamo all'ultimo chilometro, iniziano gli ultimi 1000 metri del 57esimo Gran Premio San Giuseppe. Conci a fare il ritmo, alla sua ruota gli uomini della Palazzago, ma attenzione allo scatto di Daniel Savini, che con due, tre rapporti in più degli altri prova a fare la selezione. Questo è un allungo che fa male, perché se n'è andato di forza Daniel Savini. Provano a porre rimedio gli uomini della Colpack adesso, però la pedalata di Daniel Savini è davvero incisiva. Si mette adesso seduto e continua comunque a spingere velocissimo il giovane atleta appena al secondo anno nella categoria del gruppo sportivo Maltinti Lampadari. È lui che si sta per portare ormai in vista degli ultimi 400 metri di corsa, ancora alla comando, ancora 70 metri di vantaggio nei confronti del gruppo. Eccoci qua, stiamo per entrare nel rettilineo finale. Daniel Savini con uno scatto agli 800 metri finali sta per mettere la firma nell'edizione numero 57 del Gran Premio San Giuseppe. Dopo 170 km di gara, questo, signori, è Daniel Savini con uno scatto di una decisione davvero inattesa in quella fase di corsa dove il gruppo era lanciato a forte andatura. Ha staccato tutti. Adesso nella telecamera fissa lo vediamo, non ci crede neanche lui. Daniel Savini conquista il successo, prima vittoria della stagione per l'atleta della Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, seconda posizione per Francesco Romano del team Palazzago, terzo è Leonardo Basso, quindi Gabriele Giannelli, Giacomo Zilio, Nicola Conci, Andrea Zanardini, Antonio Zullo, Filippo Tagliani ed Andrea Tognatti in decima posizione. Una vittoria davvero splendida quella di Daniel Savini, un allungo che ha lasciato tutti sui pedali, se n'è andato perché era il più forte negli 800 metri finali, ha staccato tutti gli altri quando il gruppo era lanciato a tutta. Lui ha avuto la forza e le gambe per fare la differenza e cogliere il successo. Non ho nemmeno il fiato per parlare, guarda. L'avevamo pianificata, volevamo fare esattamente così. Ho visto che quando mi sono alzato in piedi gli ultimi 800 metri, ho visto che avevo forse quella pedalata che mi avrebbe permesso di fare la differenza. Ci ho provato e alla fine sono riuscito a tenerli fino all'arrivo. E va dedicata a tutta la squadra, alla famiglia, ai miei nonni che mi seguono da lontano e alla mia ragazza. Bene rientrati, abbiamo anche consegnato il D-Cup come prima tappa, la prossima sarà Montecchio, là, insomma, e lì FC, sì. Quindi sì, c'è l'alternanza, Axi FC. Sì, no, la gara è FC, sì. Possono partecipare anche gli enti, quindi certo. Axi, però sì, la gara fa parte di entrambi i circuiti, sia Veneto Cup che V-Cup. Chiaramente sì, ci saranno molti più partecipanti della federazione, questo abbiamo fatto sì in modo che possano venire a conoscere anche l'altro circuito, chiaramente la nostra provincia, il nostro comune. Beh, noi dobbiamo ringraziare il nostro camera card in gara che ci ha fornito tutti questi inglesi. Sto uomo Alessandro Cavallin dell'Esterna di Solagna. Esatto. E quindi grazie Alessandro, fategli un applauso perché qua lo merita, perché per fare questo corridore ha usato il manubrio come cavalletto e purtroppo è arrivato undicesimo, per cui voglio dire bravo anche lui. Stai attenta cara Elenia, noi abbiamo la Gran Fondo Davide Cassani, mi piace questa cosa qua perché serve per finanziare la gara junior del pomeriggio. Sì. L'abbiamo fatto anche lo scorso anno. Credo che questa sia la ricetta giusta, che vada estesa anche ad altre organizzazioni. Per cui la mandiamo in onda? Assolutamente sì. 1500 partecipanti, ragazzi, mica bruscolini.
Ancora una volta una giornata di grande sport a Faenza in occasione della Gran Fondo Davide Cassani, organizzazione a cura della SC Ceretolese 1969 e della Polisportiva Corrado Zannoni. Davide Cassani, questa è la sua piazza, qui ci sono i suoi amici, questi ragazzi sono il futuro del ciclismo e oggi pomeriggio qui arriverà una gara per juniores. È una giornata dedicata al ciclismo, i più grandi che aiutano i più piccoli, ci saranno 180 juniores che partiranno da Solarolo alle 2:30 per arrivare qui alle 5. È una giornata di primavera e speriamo che sia una bella giornata di sport. L'inizio è molto promettente. Alberto, tu vieni da Solarolo, Solarolo dalla quale oggi pomeriggio partirà una gara per juniores organizzata dalla Gran Fondo Davide Cassani. Questo è lo spirito del ciclismo. Esatto, questo è quello veramente che questa attività collaterale per juniores è quello che serve al ciclismo, perché questo qui è puro divertimento per noi, deve essere un hobby. Invece oggi pomeriggio vediamo i nostri futuri corridori che poi vediamo in futuro alla Milano-Sanremo, nel ciclismo che conta, quindi benvengono queste manifestazioni a supporto del ciclismo giovanile. La partenza, come ogni anno, dalla centralissima Piazza del Popolo a Faenza, dove sono stati più di 1500 gli atleti che hanno deciso di dare un caloroso tributo a Vito Ortelli. Due i percorsi tra cui scegliere, il medio di 86,2 km e il lungo di 130,5 km, nelle zone dove si allena il commissario tecnico della nazionale italiana Davide Cassani. Come al solito, grande attenzione ai giovani, con i proventi della Gran Fondo infatti si organizzerà nel pomeriggio la Gran Fondo Davide Cassani Giovani, trofeo sportivi di Solarolo, gara riservata alla categoria juniores. Quanto riguarda il percorso medio, è una lunga cavalcata a due a caratterizzare la corsa, con Marco Spada e il compagno di squadra Giuseppe Corsello del Gianluca Faenza Team. Ci vorranno ben 4 minuti per Emanuele Bucci delle Frecce Rosse Rimini per tagliare il traguardo in terza posizione. Ed è uno straordinario bis, quello di Marika Tassinari del team Passion Faentina, che taglia il traguardo a braccia alzate per il secondo anno di fila nella sua Faenza. Per quanto riguarda il percorso lungo, è una fuga partita da lontano a caratterizzare la Gran Fondo Davide Cassani, con protagonista Tommaso Elettrico del team CPS. Di Matera taglia per primo il traguardo a braccia alzate davanti a Carlo Muraro, in terza posizione Daniele Terzi, quarto Fabio Cini, quinto Cristian Barchi, sesto Matteo Di Donato, settimo Marco Zumerle, ottavo Mattia Fraternali, nono Mauro Facci, decimo Guido Girardi. Una lunga trasferta da Matera come sempre, ma vincere qui in Piazza Faenza davanti al commissario tecnico della nazionale non a prezzo. Ma come ogni domenica ormai da anni, ci sono sempre queste lunghe trasferte per me che vengo da Matera, però sempre motivato e voglioso di fare bene. Quest'oggi è andata veramente alla grande, correndo da solo ho pensato che fosse meglio attaccare sin da subito, rendere la corsa la più dura possibile, quindi sul treppio ho già forzato i tempi. Sono rimasto prima da solo, poi ho aspettato Muraro, è stata una lunga cavalcata. Credo che una vittoria così a una Gran Fondo comunque di prestigio come questa, sono davvero contentissimo, guarda. Ed è un altro bis al femminile per quanto riguarda il percorso lungo.
E ancora una volta Barbara Lancioni della Somec MGK Favis LGL a tagliare il traguardo per prima nella splendida Piazza del Popolo a Faenza. Segue a Solarolo la grande festa della Gran Fondo Davide Cassani, manifestazione amatoriale che ha visto al via più di 1500 partecipanti. Come è noto, tra le caratteristiche di questa manifestazione c'è il progetto di promozione e sviluppo dell'attività giovanile e la Cassani Giovani, trofeo sportivi di Solarolo, gara riservata alla categoria juniores, è il frutto di questo progetto. E sono stati 181 gli iscritti da ogni parte d'Italia a dare il via a questa prova che si è svolta sulla distanza di 79,2 km. Partenza da Solarolo, paese natale del commissario tecnico della nazionale italiana Davide Cassani, del direttore di corsa Raffaele Babbini e della cantante Laura Pausini. Un circuito iniziale a Solarolo e poi un tratto in linea per raggiungere i 5 giri dei Coralli Bassi. Gran finale con un giro dei Coralli Alti e poi la ripida picchiata verso Faenza. Sono 5 i corridori che si avvantaggiano nelle fasi finali di gara. Si tratta di Baroncini dell'Italia Nuova, Aleotti della San Carlese, Carboni della Sidermec, Cisamolo della Work Service, Joop della Pressix. Distacco minimo col gruppo limitato ormai a sole 60 unità. Finale al Cardio Palma con i 5 che vengono ripresi all'ultimo chilometro sotto la spinta del Team Campana Imballaggi Sud Tirol. In Piazza del Popolo addobbata a festa entra per primo Manuel Facchini che non sarà più rimontato. L'ordine d'arrivo vede quindi per primo Manuel Facchini della SD Noceto Nial Cycling Team di fronte a Davide Adamo, Alex Tolio, Cristian Spagni, Gabriele Baggio, Filippo Baroncini, Jacopo Bortolan, Simone Buda, Andrea Cantoni e Luca Longagnani. Finale concitatissimo, rivediamo le ultime fasi. Sì, sono i miei compagni mi hanno portato avanti l'ultimo chilometro, sono riuscito a prendere un treno davanti e ai 150 sono uscito e sono riuscito a vincere. Che effetto fa vincere di fronte al commissario tecnico della nazionale Davide Cassani? Beh, è una bella sensazione e è una grande soddisfazione. Sicuramente è una bella dedica per questa bella vittoria. Sì, la dedico alla mia famiglia, ai miei amici, a tutta la squadra, al mio DS e a tutti i tecnici. Grazie, grazie. Quindi intanto saluto il pubblico, gli atleti della Damil, saluto anche il signor Claudio Parisi, che nello sport vi sta dando una mano nel comune di Molvena. Sì, sicuramente.
Perché dicevano che l'ha permesso, immagino. Sì, molti. E quanti lavorate là? I numeri sono... la macchina organizzatrice, abbiamo sui 200 volontari. So che sono tanti, però... Un rapporto 1-2 quasi. Sì. Beh, è fantastico. Sì, tanta gente ci ha veramente aiutato, dato una mano lo scorso anno, anche quest'anno non hanno dubitato di noi, hanno detto subito di sì. Bene, io vi faccio un in bocca al lupo a te, caro Andrea, e anche alla signora Manuela. Manuela Brendolan. Sì. Auguri a lei. Grazie. Alla sua gara. Mosè, noi ci vediamo al VCAP. Sì. Assolutamente. Due domeniche. A te non te la prende, che sei vecchiotto, ma c'hai un motore che secondo me sei come le Mercedes, tu non fonderai mai, arriverai a 1 milione di chilometri e son convinto che quest'anno, con la testa, con il lavoro che si ti prende, ma non troppo, non sei troppo stressato, farai grandi cose. E guarda, ci metto la mano sul fuoco, un applauso ad Enrico Franzoni, il numero uno ancora oggi. Ilenia, settimana prossima? Sempre gare, sempre presentazioni, tra l'altro ci avviciniamo anche alle prime gare anche del Marathon Tour, quindi andremo a presentare anche quelle per quanto riguarda l'altro circuito della federazione per il mountain bike, quello dedicato alle lunghe distanze. So che a Bassano proprio sabato e domenica ci sarà il Vintage, cioè i vecchiotti, la Mara Mosola insieme a Kenneth, insomma, che si vestiranno d'epoca, le abbiamo visti anche a Sanremo, è una bella cosa anche questa che fa... Insomma, fa un po' di colore, un po' di cartello. Quindi vedremo anche lì di andare a curiosare. Io vi ringrazio tutti, ringrazio il nostro bellissimo pubblico, un applauso a tutti voi e a me che sono bravissimo, è vero? A settimana prossima! Ciao Ciccio! Ciccio, bisogna salutarlo. Ciao Ciccio! Ciao Ciccio! Oh, ma sai che mi chiedono tutti di Ciccio? Ieri, Ciccio. Ieri a Treviso tutti mi hanno chiesto di Ciccio, incredibile. Ma oggi non ci ha mandato niente. Ma non importa, però Ciccio è Ciccio. Ciao Ciccio! Nostro co... Sì, ma tanto questa non la mettiamo in onda. Lo so che non la mettiamo, però Ciccio è Ciccio. Ciccio è Ciccio. Abbiamo una nuova... Ciccio. No, abbiamo uno della...